Francesco Casta a Parma, 25 ottobre 2008, è una delle uniche due città dell'Emilia Romagna che non avevo ancora visto. Siamo a Parma e sono arrivato ieri sera e questa notte ho dormito nel nuovo ostello della gioventù della città, aperto all'inizio del 2007. Non si può certo dire che sia una villa d'epoca come altri ostelli, non si può dire che sia in centro città, infatti diciamo che siamo abbastanza lontani dal centro, non si può dire neanche che sia immerso nel verde perché c'ha un ritaglio di giardinetto davanti, ma di certo si può dire che è fuori città. Centro commerciale, quello non manca per chi vuole spendere, e soprattutto tangenziale, praticamente tutte le camere o quasi tutte sono vista tangenziale e tutti sanno che quando uno si trova vicino alla tangenziale è abbastanza fuori dalla città, però in compenso l'ostello è nuovo, moderno, piacevole, 18 euro a mezzanotte senza colazione, un po' alto, però una soluzione valida, e noleggiano anche le biciclette, 5 euro al giorno, bicicletta del comune di Parma, Marchiata. Ok, andiamo a visitare questa città. 8 ore di tempo circa per vedere tutta la città. Proviamo.